La linea ferroviaria Vicenza-Schio, in particolare le stazioni di Thiene e Marano Vicentino, erano la sua bottega ambulante, utilizzata per spacciare cocaina ed eroina nell'Alto Vicentino. Il responsabile dell'attività di spaccio, un 27enne già conosciuto dalle forze dell'ordine che nell'agosto del 2018 l'avevano già arrestato. Il giovane successivamente era stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti per episodi avvenuti nella stazione ferroviaria di Marano. Il vizio, secondo quanto documentato dagli agenti guidati dal comandante della polizia locale Nord-Est Vicentino, Giovanni Scarpellini, che è evidentemente rimasto, dato che su segnalazioni di alcuni pendolari che si sono rivolti direttamente ai comuni di Marano e Thiene, è partita la nuova attività di indagine a suo carico, che ha portato a un nuovo arresto. Il metodo di lavoro era consolidato: il 27enne saliva in treno in stazione a Vicenza, caricava a bordo la bici, poi scendeva a Thiene e Marano, qui incontrava qualche persona spostandosi sulle due ruote. Lunedì 27 giugno, due pattuglie della locale in Borghese lo hanno tenuto monitorato e hanno documentato tre cessioni di eroina e cocaina che il giovane metteva a segno muovendosi tra le stazioni. Alle 15:50, sceso a Marano dal treno proveniente da Thiene, il presunto spacciatore ha raggiunto un'auto parcheggiata nelle vicinanze, affiancandola con la bici, ha estratto dalla bocca un involucro e lo ha consegnato al conducente dell'autovettura. La vettura è ripartita, ma è stata subito fermata da una pattuglia che ha recuperato le dosi di cocaina ed eroina appena acquistate. Un'altra pattuglia nel frattempo aveva preceduto al controllo dello spacciatore che aveva tentato la fuga, buttando con forza la sua bici addosso ad un agente che è rimasto ferito. Il 27enne è stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione, scattato l'arresto per spaccio continuato di stupefacenti e resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. Ieri l'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Vicenza, che in attesa del processo ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Vicenza.